Con questa lezione iniziamo l'ultima parte del corso che tratta dei risultati limitativi della logica, quanto non è possibile fare in un sistema formale. A questo scopo introduciamo preliminarmente un importante teorema di cui non andremo a dare la dimostrazione, il teorema di completezza. Fissiamo un insieme gamma di formule al primo ordine. Se ogni modello di gamma rende vera la formula A, allora A è dimostrabile a partire da gamma. La dimostrazione di questo teorema esula dagli obiettivi del corso. Essa usa la teoria degli insiemi in un modo alquanto sofisticato e in particolare usa in un modo essenziale l'assioma della scelta. È importante far notare che la dimostrazione di questo teorema non è, e soprattutto non ha nessuna possibilità di essere costruttiva. Alla fine noi sappiamo che la dimostrazione di A da gamma esiste, ma non abbiamo alcuna procedura all'interno della prova del teorema di completezza che ci consenta di costruirla. Questo è una grande differenza rispetto al caso della logica proposizionale, in cui una procedura, per quanto inefficiente, possiamo ricostruirla. Il primo strumento essenziale per affrontare risultati limitativi è una conseguenza del teorema di completezza. È una conseguenza tanto importante da meritare un nome a parte. Il teorema di compattezza afferma che per ogni insieme di formule gamma, se ogni sottoinsieme finito di gamma ha un modello, allora anche gamma ha un modello. La dimostrazione di questo risultato è abbastanza semplice, avendo a disposizione il teorema di completezza, ma è inessenziale ai fini di questo corso. Pertanto, essa verrà omessa. È anche qui importante sottolineare che la dimostrazione non è costruttiva, proprio in virtù del fatto che usa in un modo essenziale la completezza. In linea di massima e in maniera alquanto rozza, potremmo dividere le teorie matematiche in due grosse famiglie. Ci sono le teorie matematiche, ad esempio la teoria dei gruppi, il cui scopo è parlare di tanti modelli, i gruppi appunto. E poi ci sono altre teorie matematiche, ad esempio l'aritmetica o l'analisi, il cui scopo è parlare di un singolo modello, i numeri naturali oppure i numeri reali. Quando guardiamo a teorie della seconda famiglia, in realtà quello che noi siamo interessati a fare è studiare le proprietà di questo particolare modello che è quello che abbiamo in testa quando usiamo il sistema formale. Sebbene non sia una definizione precisa, noi adotteremo il termine modello standard per questo particolare modello. Nel caso specifico dell'aritmetica, il modello standard per questa teoria è la struttura che interpreta la segnatura dei naturali nel modo seguente. L'unica sorta è interpretata naturalmente nell'insieme dei numeri naturali, tipicamente denotato dalla n così come nella slide. I simboli di funzione sono interpretati rispettivamente nel numero 0 e nella funzione successore, la funzione che ha dato un numero, vi somma 1. E naturalmente la somma e la moltiplicazione sono interpretate nelle usuali operazioni aritmetiche cui siamo abituati. L'interpretazione dell'uguaglianza è l'unico simbolo di relazione di questa sorta e di fatto obbligata per la semantica della logica al primo ordine.
In modo del tutto analogo, la teoria dell'analisi solitamente interpreta l'unica sorta nell'insieme dei numeri reali e le funzioni nelle solite operazioni sui numeri reali. Noi non abbiamo definito esattamente questa segnatura nelle slide precedenti di questo corso, perché in realtà l'analisi è una teoria abbastanza vasta, per cui in realtà alcune volte si preferisce parlare di analisi riferendosi al fatto che l'unica sorta venga interpretata nei numeri complessi, ma questo è abbastanza irrilevante. Diciamo che l'analisi in generale ha un modello standard, che è quello dei numeri reali, quando parliamo di analisi reale, e ha un modello standard, che è quello dei numeri complessi, quando parliamo di analisi complessa. Noi solitamente in questo corso, riferendosi anche all'analisi che viene studiata nel corso di laurea di informatica, parleremo di analisi reale. Quando parliamo di modello standard, in realtà noi commettiamo una improprietà del linguaggio. Un modello standard è un qualsiasi modello che abbia la parte M, la sigma struttura, essenzialmente fissata nell'interpretazione come sopra, e nel caso di altre teorie avremo un'interpretazione fissata della segnatura dentro una sigma struttura. Tuttavia la valutazione delle variabili è completamente libera, possiamo scegliere quella che ci pare. Per ogni modello in cui la sigma struttura sia fissata a qualcosa che noi vogliamo e la valutazione delle variabili sia data su di essa ma sia completamente libera, beh, questo è un modello standard. Spesso, per denotare gli elementi di un modello standard, usiamo esattamente gli stessi simboli che usiamo nella segnatura del linguaggio per quel modello standard. Essenzialmente, questo non fa alcuna differenza nel momento in cui noi interpretiamo il linguaggio nel modello standard. In un modello più generale, ammesso che esista, questa interpretazione può essere ambigua e fuorviante. Il nostro desiderio sarebbe che le teorie per cui ha senso avere un modello standard, noi vorremmo che quelle teorie avessero essenzialmente soltanto il modello standard. Ad esempio, noi gradiremmo che l'aritmetica fosse interpretabile solamente sui numeri naturali. Ovviamente, se noi abbiamo una struttura che è essenzialmente uguale ai naturali, allora vabbè, non importa, ma noi non vorremmo che l'aritmetica avesse una struttura che fosse strettamente differente dai numeri naturali. Allo stesso modo, noi vorremmo che l'analisi fosse interpretabile solamente sulla struttura dei reali, perché in fondo è di quello che vogliamo parlare. Se l'analisi parlasse anche di una struttura fortemente diversa dai numeri reali, non assimilabile ad essa, beh, avremmo un problema. Purtroppo, e questo è il primo risultato limitativo che incontriamo, né l'aritmetica né l'analisi possono avere un modello standard essenzialmente unico. Entrambe queste teorie devono avere anche modelli devianti. Per affrontare in maniera sensata lo studio che segue, conviene essere molto precisi. Noi definiamo un modello non standard un qualsiasi modello in cui la struttura N sul linguaggio della teoria T non sia isomorfa alla struttura M del modello standard, ma che sia comunque un modello per T. Due strutture sono dette essere isomorfe se esiste un isomorfismo tra di esse. E precisamente un isomorfismo è una funzione che mappa l'universo di una struttura N nell'universo di una struttura M, tale per cui questa funzione F sia invertibile tra gli universi
e per ogni termine T, trasformare l'interpretazione di T in N attraverso F ci produce l'interpretazione di T nella struttura M. Se leggiamo la nozione di isomorfismo al contrario, in modo negativo, dire che c'è un modello non standard N, ad esempio per l'aritmetica o per l'analisi, significa che noi abbiamo una funzione tra gli universi di N e del modello standard M, tale per cui quando andiamo a interpretare un termine T nella struttura non standard N, otteniamo un elemento il quale non può essere mappato in alcun elemento della struttura standard M, in nessun modo, attraverso nessuna funzione che sia invertibile tra gli universi. È fondamentale capire il ruolo degli isomorfismi all'interno della definizione di un modello non standard, ovvero è importante notare che l'elemento E che stiamo considerando nella struttura non standard deve essere nell'immagine della funzione di interpretazione dei termini. Infatti, ad esempio, l'insieme dei numeri reali che è composto dagli interi non negativi è un modello standard dell'aritmetica. Infatti, non costituisce un modello non standard in quanto tutti gli elementi che non sono interi non negativi, cioè sono numeri reali propri, ad esempio i g irrazionali, di fatto non sono nell'immagine della funzione interpretazione dell'aritmetica. Essi sono elementi spuri, il fatto che esistano non importa perché sono invisibili al linguaggio. Il primo risultato limitativo che intendiamo dimostrare è che l'aritmetica possiede un modello non standard. Per effettuare la dimostrazione, introduciamo una semplice notazione che ci consente di scrivere le formule in un modo lievemente più compatto. Noi definiamo S alla 0 di 0 come 0 e definiamo S alla I più 1 di 0 come il successore di S alla I di 0. Evidentemente, per una bandissima induzione, il termine S con N di 0 viene interpretato in N, nel numero N, o meglio, nella immagine isomorfa del numero N in ogni modello. Iniziamo fissando una variabile x e definiamo una famiglia di insiemi di formule, che precisamente sigma n è la famiglia che contiene le formule x diverso da si di 0 per ogni i minore strettamente di n. Definiamo la famiglia sigma come la famiglia che raccoglie tutti gli elementi di tutti i sigma n. Se noi prendiamo il modello standard dell'aritmetica e lo chiamiamo M per semplicità e definiamo una valutazione delle variabili come sigma piccolo n definita come sigma piccolo n di x uguale ad n, le altre variabili non ci importano, noi osserviamo che il particolare modello standard composto da m e da sigma n, oltre a rendere vero ovviamente tutti gli assiomi dell'aritmetica, è un modello standard, quindi in particolare un modello, beh, questo particolare modello standard rende vero anche l'insieme di tutte le formule sigma grande di n. Se noi prendiamo un qualsiasi sottoinsieme finito di sigma, questo insieme ha un modello in quanto è necessariamente contenuto in sigma n per un qualche naturale n, grazie alla sua finitezza.
ma questo significa che per il teorema di compattezza sigma ha un modello. E se noi chiamiamo questo modello la coppia n sigma, questo modello rende vere anche tutte le formule dell'aritmetica, in particolare tutti gli assiomi dell'aritmetica. Poiché n sigma è un modello per l'aritmetica, ma anche per l'insieme di assiomi sigma grande, deve avvenire che la sua valutazione delle variabili sia fatta in un modo alquanto particolare. Infatti, sigma x deve necessariamente essere diverso da n per ogni naturale n, poiché per rendere vere tutti gli assiomi dell'insieme sigma è necessario che Sn di 0 venga interpretato nel modello n, nel numero n, e questo avviene in tutti i modelli, ma x non può essere uguale a questo elemento perché il modello n deve soddisfare gli assiomi di sigma. Quindi, per definizione di interpretazione, è necessario che sigma x differisca dall'interpretazione di Sn di 0 nel modello n, ovvero differisca dal numero naturale n così come possiamo trovarlo dentro la struttura n. Tuttavia x deve essere valutato in qualche elemento di n e gli diamo un nome k. Quanto noi sappiamo è che k non appartiene all'immagine dei numeri naturali nell'interpretazione del modello n. Tuttavia, se noi prendiamo l'elemento x, la variabile x, nel modello standard, essa viene necessariamente valutata in un qualche numero naturale, indipendentemente dalla valutazione delle variabili, semplicemente perché ogni valutazione delle variabili ha come codominio l'insieme dei naturali, quindi ogni variabile è necessariamente interpretata in un numero naturale. Questo significa che ogni funzione che mappi l'universo del modello n nell'universo del modello standard deve essere non invertibile sul particolare termine costituito dalla variabile x. Mettendo tutto assieme, quello che appare è che il modello n sigma sintetizzato per compattezza è necessariamente non isomorfo ad alcun modello standard. Quindi, per definizione, esso è non standard. Il primo significato dell'esistenza di un modello non standard per l'aritmetica fa vedere che questa teoria non descrive esattamente i numeri naturali e le loro proprietà, che possono essere espresse nel linguaggio. Non esattamente, in questo contesto, significa non soltanto, ovvero la teoria dell'aritmetica ha necessariamente, oltre al modello standard, almeno un modello non standard, quindi descrive necessariamente due cose tra loro differenti, inconfrontabili, incompatibili, non isomorfe. Questo fatto è problematico. Significa che il significato inteso della teoria dell'aritmetica non è completamente conoscibile. Noi non abbiamo fissato la teoria dell'aritmetica, abbiamo solamente fissato la segnatura. Quindi qualsiasi insieme di formule che sia vero nell'aritmetica e che noi possiamo prendere come assiomi può essere sottoposto al procedimento che abbiamo appena finito di mostrare per costruire un modello non standard mediante compattezza. Questo significa che i numeri naturali in un certo senso sfuggono ad una formalizzazione completa. Il senso, secondo, del risultato che abbiamo appena dimostrato è che
il linguaggio del primo ordine, quando deve parlare di una teoria specifica, ha un limite. Ci sono semplicemente delle teorie che hanno un modello inteso e questo modello inteso non può essere completamente caratterizzato, completamente individuato attraverso la teoria, quindi attraverso la parte formale. In realtà la situazione è ancora un pochino più complessa. Infatti ci sono dei concetti che noi consideriamo elementari, i quali sfuggono ad una sensata formalizzazione nel linguaggio del primo ordine. L'enunciato che andiamo adesso a dimostrare è uno di questi e ci fa vedere uno di questi limiti. Immaginiamo di fissare, per semplicità, un linguaggio al primo ordine con una sola sorta. E se noi prendiamo all'interno di questo linguaggio un insieme di formule chiuse che abbia modelli finiti arbitrariamente grandi, allora questo insieme ha anche necessariamente un modello infinito. La dimostrazione parte definendo la formula tau di n. La formula tau di n, al di là della scrittura formale che è presente nella slide, significa semplicemente che noi prendiamo n variabili e scriviamo il fatto che tutte queste variabili debbano denotare elementi distinti. Quindi, essenzialmente, per ogni ij con i diverso da j, x con i deve essere diverso da x con j. Questo significa che la formula tau con n vale in ogni modello il cui universo contenga almeno n elementi distinti, semplicemente perché in questo universo possiamo interpretare x1 e xn ciascuno in un elemento diverso. Prendiamo in considerazione la teoria, cioè l'insieme delle formule, costituito da S unito all'insieme di tutti i tau n al variare di n sui naturali. E in particolare prendiamo un sottoinsieme finito F di questa teoria. Se noi prendiamo la parte di F costituita soltanto dalle formule tau n, vediamo che, poiché f è finito, anche questa parte è finita. Quindi esiste un numero m che sia il massimo tra i tau n presenti in k. Quindi questo numero m è definito. Nel caso speciale in cui k sia esattamente vuoto, allora possiamo fissare il valore che ci pare, diciamo m uguale 0. Per ipotesi, S ha modelli finiti arbitrariamente grandi. Di conseguenza, in particolare, F ha un modello finito più grande di M. Siccome F è un insieme finito arbitrario, questo significa che S, unito a tutti i tau n, ha un modello per il teorema di compattezza. Tuttavia, poiché tau n deve valere per ogni naturale, m deve avere più di n elementi distinti per ogni valore di n naturale, ovvero m deve avere un universo che sia infinito. Il senso dell'enunciato che abbiamo appena dimostrato è che il concetto di essere finito, ma non limitato, una nozione che usiamo abitualmente nella pratica della matematica e dell'informatica, è una nozione di fatto non formalizzabile nel linguaggio al primo ordine. Noi potremmo continuare fornendo tanti altri risultati limitativi più o meno della stessa natura. Invece intendiamo concludere questa lezione con una serie di esempi che riguardano la teoria dei numeri reali.
la segnatura dei numeri reali ha una sola sorta, la costante 0, le operazioni di somma e moltiplicazione come funzioni e due relazioni, l'uguaglianza e il minore stretto. Per semplicità, diciamo che la teoria dei numeri reali R è la collezione di tutte le formule chiuse che siano vere nel modello standard dei reali. E il modello standard dei reali è semplicemente il modello in cui la sorta è interpretata nei numeri reali e i simboli sono interpretati come uno si aspetta, cioè lo 0, il simbolo 0 nel numero 0, la somma e la moltiplicazione nelle corrispondenti operazioni su numeri reali, l'uguaglianza forzatamente nella relazione diagonale sui reali e il minore nella solita relazione d'ordine cui siamo abituati sui numeri reali. Il primo fatto che possiamo dimostrare è che esiste un modello dei numeri reali in cui sono presenti degli infiniti, dei numeri infiniti. Iniziamo estendendo la segnatura con una nuova costante, infinito, e definiamo una nuova teoria T definita dagli assiomi n minore di infinito, con n un qualsiasi numero naturale. Prendiamo in considerazione la teoria dei numeri reali R unita a questa speciale teoria T. Consideriamo un qualsiasi insieme finito F che sia un sottoinsieme di R unione T. In F sicuramente possiamo definire il numero m come il massimo tale per cui m minore infinito appartiene ad F, oppure semplicemente fissiamo m ad un valore arbitrario, ad esempio m uguale a 0. Quindi se noi interpretiamo la costante infinito nel valore m più 1 nel modello standard dei reali, F diventa vero in questa peculiare interpretazione. Ma questo vuol dire che R unione T ha un modello per il teorema di compattezza e, per come è definita la teoria T, infinito deve essere interpretato in un elemento che è più grande di ogni numero naturale. Tuttavia, lo stesso modello rende vero R, che quindi diviene un modello alternativo dei numeri reali. E in questo modello alternativo chiaramente esiste un elemento, quello in cui andiamo ad interpretare la costante infinito, che è un elemento letteralmente infinito. In modo molto simile possiamo definire un modello dei numeri reali in cui esistono gli infinitesimi. Con la medesima tecnica estendiamo la segnatura con una nuova costante k, che è intesa rappresentare un infinitesimo. Definiamo la teoria costituita dal insieme di assiomi 0 minore di k e k minore di 1 fratto n più 1 per ogni n numero naturale. Se noi prendiamo un qualsiasi sottoinsieme finito F di R unione T, possiamo definire un numero m come o il massimo per cui 0 minore di k minore di 1 fratto m più 1 appartiene ad F, o nel caso F non contenga nessun elemento della teoria T, definiamo m uguale a 0. Pertanto, interpretando comunque k in 1 fratto m più 2, F diventa valido nel modello standard. Siccome questa proprietà vale per ogni sottoinsieme finito della teoria R unione T, per il teorema di compattezza R unione T ha un modello. E chiaramente k deve essere un numero, tra virgolette, il quale è
più piccolo di ogni numero reale, ma al contempo maggiore strettamente di zero. In altre parole, deve essere un infinitesimo. È chiaro che lo stesso modello, validando R unione T, in particolare rende vero R, quindi la teoria dei numeri reali. Pertanto, la teoria dei numeri reali ha necessariamente un modello alternativo, incompatibile con il modello standard, in cui esiste un elemento infinitesimo.